Benvenuti in quest'ultima puntata del Lo Sfogo! Ultima puntata del 2019 comunque. No! Quindi già a gennaio del 2020 torneranno altri Sfogo! La rubrica è nata per farvi sfogare di tutte le frustrazioni della vita. Ok, vi faccio un esempio. Dovete ancora fare i regali di Natale? Sfogati! La ragazza che ti piace sta con uno molto più brutto di te? In quel caso è stronzo. Sfogati! Oppure ti ha lasciato perché ti sfogavi con lei? Sfogati! No, in quel caso no. Vabbè. La tua scuola ha un problema di riscaldamento da circa 20 anni? Sfogati! Giorni fa vi ho chiesto sia sul profilo di scuola che sul mio profilo personale questo. Buongiorno compagni di scuola, come state? Ultimamente ci stanno arrivando moltissimi messaggi sul fatto che non funzionano bene i riscaldamenti nelle scuole. Anche da voi è così? Fatecelo sapere qui e potrebbe diventare un nuovo video dello sfogo. Dai. Vediamo insieme cosa mi avete risposto. Lo sfogo! Freddo a scuola. Il nostro è a soffitto e il caldo si sente solo se sali in piedi su una sedia e alzi il braccio. Mico, scendi subito dal banco! No, ho freddo! Classe di merda! E poi abbiamo talmente tanti spifferi che sembra di stare direttamente fuori. A sto punto fate lezione all'aperto, con 10 euro a testa fate tipo un falò enorme. Voi non dovete mai giocare al fuoco, però io sono un professionista. Porca puttana! E se piove invece... No, ho portato la coperta più grande di casa mia. No, no, io mi do fuoco, no, se papà. Voi, se lei... Che schifo. Una metà. Nel senso che avete mezzo termosifone, non ho capito. Il comune non la ripara. Io sono andata a scuola con 37,5 di febbre e i prof chiedono perché siamo as. As? As? As che? Ascoltati? As? Siamo sederi? Cosa siamo? Chi siamo? Io sono un paleoantropologo. Non lo scopriremo mai. No. Ma se metto lo spazio per rispondermi ci sarà un motivo, no? Altrimenti avrei fatto direttamente un sondaggio. No. Oh ragazzi, ovviamente sto scherzando, non sono arrabbiato veramente. Ci mancherebbe. Dov'è blocca utente? Qui in Sardegna ci serve un sistema di raffreddamento. Prima vi lamentate del riscaldamento globale e adesso volete il freddo? Eh? Veramente? Greta, pensaci tu. My message is that we'll be watching you. Troppo caldo, ci saranno un minimo 40 gradi. Scuole, un bel corso di formazione per imparare a regolare i termosifoni in aula, no? Ma io c'ho già i problemi miei, lasciatemi in pace! Ma manco per il caso. La tocca pianissimo. Vichingo! Sei un vichingo! Per niente, mi sono raffreddata per quella scuola di merda. In questi casi... Da un istituto tecnico commerciale in provincia di Catania ci mandano queste foto. Vediamole. E a proposito di pinguini, sì, ma non si sente tanto, il problema è che il pinguino accanto a me mi guarda male. Se ti turba un pinguino, penso tu abbia bisogno di una guardia del corpo, perché i pinguini sanno essere molto molto pericolosi, non sottovalutarli. Ah, ah, la che te lo do, la che... Aspetta, oh, la che ti scoppio. O sarà peggio per te, fa attenzione. Tu non hai visto niente. In classe mia non ci sono nemmeno, non possono rompere le palle alla preside... Per accendere i termosifoni, se i termosifoni non ci sono. Ma è geniale! Geniale! Ma come hanno fatto gli altri a non pensarci? È geniale! Vorrei chiudere questo video con la risposta più bella di tutta questa prima edizione di Lo Sfogo! La ditta erogatrice del gas ha addirittura posto i sigilli nell'impianto di riscaldamento. Beh, io mi devo agitare qui! Non ne posso più! Sono in Italia? Non capisco! E con questa ultima ma devastante risposta io vi saluto, vi auguro buone feste a nome di Scuola.net. Vi invito anche a seguire tutti i canali social di Scuola.net, cioè andate Nicolais96 su Instagram e poi su Facebook, vabbè, andate su Scuola.net, la stessa cosa. Mi raccomando, su YouTube Nicolais, scrivetelo, iscrivetevi lì e poi se avete tempo anche Scuola.net. Però non diteglielo, eh? Come stava prima? La faremo così. Da parte mia e da parte di Scuola.net vi auguro buone feste e buon 2020. Buon inizio del 2020. Insomma, questo, cioè, nel senso, capito. Ciao.